Dopo Foggia e Bari è arrivato anche a Taranto il tour organizzato dalla Lega in Puglia e Ora di Agricoltura, dedicato alla scoperta dei problemi vissuti dagli agricoltori. Cinque le tappe tarantine dell'iniziativa, che ha visto la partecipazione dell'onorevole Andrea Crippa, vice segretario federale della Lega, e dell'onorevole Nuccio Altieri, candidato vicepresidente alla Regione, e dell'onorevole Gianfranco Chiarelli, vice segretario regionale. Presente anche il deputato Rossano Sasso. La delegazione ha visitato l'azienda Arcobaleno di Filippo Bellacecco a Palagiano, l'azienda Capurso dedita alla produzione di agrumi e uva da tavola a Castellaneta, l'agrumeto di Michele Santacroce a Castellaneta Marina, l'azienda Fratelli Serini per la produzione di agrumi e kiwi a Ginosa, l'azienda agrituristica Tocchi di Puglia a Castellaneta Marina, dove c'è stato un incontro con i militanti, e presso la cooperativa Terre dello Ionio, di cui vi proponiamo le immagini, che si dedica alla produzione di anguri ed ortaggi a Ginosa. Beh, ho incontrato tante persone che hanno voglia di lavorare e di rimanere in Puglia, che però spesso non si sono sentite ascoltate e tutelate dalla politica regionale e dalla politica nazionale. Qui servono più soldi per l'agricoltura, soldi che ci sono e che sono arrivati col PSR, ma non sono arrivate nelle tasche dei contadini e degli agricoltori. Servono meno tasse, meno burocrazia e più tutele nei confronti di coloro che si svegliano alle 6 del mattino e lavorano nei campi sotto il sole. L'agricoltura è la vera eccellenza pugliese, una delle attività produttive più importanti che in questi 5 anni ha subito la regione, che se n'è dimenticata assolutamente. Stiamo incontrando in campagna, nelle aziende di trasformazione come questa, tanti lavoratori, lavoratrici, imprenditori, braccianti, e da tutti loro arriva una sola richiesta, quella di poter lavorare in serenità, poter lavorare senza una burocrazia asfissiante e spesso cieca. Si è preso contezza che la provincia di Taranto rappresenta un po' la Cenerentola delle province della regione. Questo lo si è dovuto a 15 anni di governi di sinistra che l'hanno relegata in tale posto. È evidente che tanto Salvini quanto Crippa hanno interesse a far riemergere soprattutto il nostro territorio, che è fatto di bellezza, di cultura, di gente laboriosa e soprattutto di tante persone animate da buona volontà che vogliono lavorare.